Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La memoria di Maria Santissima di Lourdes è ormai da 32 anni il giorno in cui tutta la Chiesa celebra la giornata mondiale del malato. Quest'anno questa memoria cade di domenica. Noi per questo motivo abbiamo anticipato un po' qualche giorno questo momento di riflessione che abbiamo fatto ieri e anche celebrazione eucaristica con l'unzione degli infermi che faremo oggi. Diamo il nostro benvenuto a Monsignor Giovanni Ricchiuti, il nostro vescovo e governatore di questo ospedale. Oggi sarà l'ultima messa qui in mezzo a noi. Per questo motivo, durante questa messa, cioè, preghiamo per i nostri malati, preghiamo per tutti coloro che vivono l'esperienza del dolore e della sofferenza, sia nel nostro ospedale, ma anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie, perché ce ne sono tanti, coloro che vivono nella solitudine, coloro che hanno bisogno di, appunto, della nostra presenza, della nostra prossimità. Ma preghiamo anche per Don Giovanni, che oggi celebra l'Eucaristia qui con noi, e che vivrà questo momento con noi. E questa messa sarà una messa di preghiera, ma anche una messa prima di tutto di ringraziamento. Noi siamo riconoscenti al Signore per questi 10 anni, 10 anni di servizio, di apostolato, di presenza nella nostra diocesi e in questo nostro ospedale. Grazie, Eccellenza, per la sua presenza, per essere tra di noi qui oggi, ma non soltanto oggi, tante volte, quante volte lei è venuto durante l'anno, viene tantissime volte qui nel nostro ospedale, come vescovo, come sacerdote, come governatore. Tante volte viene qui per condividere appunto la parola di Dio con noi, per dare conforto, consolazione, per celebrare l'Eucaristia. Invitiamo Sua Eccellenza a vivere questo momento con noi attraverso appunto il pane della parola spezzato e il pane eucaristico condiviso con noi. Don Andrea, grazie per questo indirizzo di saluto con cui hai accolto questa nostra assemblea liturgica che si appresta appunto a celebrare l'Eucaristia a qualche giorno di distanza dall'11 di febbraio, che quest'anno, vedete, coincide con la domenica e quindi sarà comunque giornata mondiale del malato, la 32esima. Ma ovviamente senza, perché la domenica, sapete bene, prevale su ogni altra. Poi si aggiunge anche quest'anno, l'11 di febbraio, l'accoglienza del nuovo vescovo che fa l'ingresso il sabato mattina alle 10. Allora domenica sarà accolto la mattina a Gravina e a pomeriggio ad Acquia delle Fonti per la celebrazione in cattedrale, nelle concattedrali. E quindi ho detto a Don Andrea, beh, desidero, ecco, celebrare come tutti gli anni, non l'11 di febbraio, quest'anno, quel giorno prima, la giornata mondiale del malato nella nostra, in questa nostra grande famiglia del Miulli. Io sono qui per dire al Signore, con voi, grazie per questi 10 anni di ministero di vescovo, in particolare poi di governatore di questo ospedale Miuli. E quindi nelle persone delle nostre sorelle qui presenti, persone ammalate, c'è tutto l'ospedale Miuli. Non so quanti ce ne siano oggi, penso come sempre 500, 600, insomma. Ecco, in tutte le nostre divisioni o cosiddette unità operative. E quindi voi li rappresentate tutte e tutti, persone ammalate. E poi nel personale, negli operatori sanitari qui presenti, medici, infermieri, personale ausiliario,
anche le associazioni, vedo qui la Croce Rossa, e ringraziare tutti voi per il lavoro che ogni giorno svolgete per i nostri ammalati. In particolare poi desidero davvero dirvi grazie, perché in questi 10 anni io ho visto con i miei occhi un ospedale di cui sicuramente sentiamo l'orgoglio di appartenere come grande famiglia di questo ospedale, secolare appunto accoglienza dei poveri ammalati, come voglio dire, il Miulli. E quindi grazie ancora al coro per la vita e per la pace. Ecco, grazie ancora a Tere Maig che è qui presente, a Padre Angelo che accompagna Don Andrea per il suo la cappellania. Grazie per questa disponibilità. E se, quanti anni hai, Padre Angelo? 83 anni. E va su e giù come se ne avesse 38. 83, facciamo 38. E poi i nostri carissimi diaconi, Giorgio e Nino. E visto che io da sabato divento vescovo emerito, ho visto che ci sono anche delle infermiere, infermieri emeriti. Anche medici emeriti stanno. Allora, vabbè. E poi i volontari, le volontarie. Beh, diciamo veramente tutti grazie al Signore. Per me è un saluto anche oggi per voi. Lo diciamo sin da ora, lo diremo alla fine, poi anche arrivederci in tante occasioni che ci saranno. E grazie davvero per questo bellissimo periodo decennale vissuto qui nell'ospedale Miulli. E affidiamo all'intercessione della Beata Vergine Maria di Lourdes le nostre richieste di perdono, di aiuto e anche di conforto e di consolazione. Può darsi che a volte la malattia ci scoraggia, talvolta ci allontana da Dio, no? Quasi sembra una condanna per noi, perché molte volte, ma che ho fatto io per soffrire così? E invece sappiamo come il Signore ha guardato la persona ammalata con amore, un amore che guarisce nello spirito e nel corpo, se questa è la sua volontà. Diciamo insieme. Confesso a Dio. Con amore che amo, in pensieri, parole, opere o giusti, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni, succhierete deliziandovi all'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli.
i suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi. Parola di Dio. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini, essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Il Signore dà esito felice alla tua opera, a tua perenne esaltazione. Con prontezza tu hai esposto la vita per sollevare il tuo popolo dall'umiliazione e dall'abbattimento. Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto, si è adempiuta in te la parola del Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Parola del Signore. Quando si ringrazia nell'elenco, qualche volta qualcuno lo si dimentica. Per esempio,
Io ho dimenticato le suore. La congregazione delle suore ospedaliere. Vabbè, lo so. No. No, vabbè, ma è giusto, no? Chiedo scusa. E poi, il nome della... Michela. Ciao Michela. E un abbraccio a tutti noi. E poi le suore di Santa Teresa di Gesù Bambino. Le une stanno alla colonia anseniana a Gioia del Colle e le altre sono qui in mezzo a noi. E allora, vi porgo davvero qualche riflessione breve, perché poi abbiamo anche il conferimento della unzione degli ammalati ad alcune persone, amiche e sorelle nostre, che sono qui in mezzo a noi, che ricevono oggi l'unzione degli ammalati. Che cosa dirvi? Abbiamo ascoltato ancora una volta la parola di Dio. E la parola di Dio ci ha parlato ancora una volta di questa grandezza e allo stesso tempo umiltà di Maria, la madre del Signore, chiamata a generare il Figlio di Dio, ma che non si autocompiace in quel momento di quell'annuncio, l'annunciazione. Subito, dice il Vangelo, andò alla casa di questa sua parente, Elisabetta, ormai vecchia, ma che anche lei aveva ricevuto il dono della maternità. Nel figlio che portava in grembo sarebbe stato niente meno che Giovanni Battista. E quindi si incontrano questi due ventri, diciamo. Davvero, dice, leggevo, che quando si incontra una donna incinta è un ventre gravido di futuro. E che futuro? Con Giovanni Battista prima, precursore, e Gesù dopo. Davvero. Era sorto per il mondo, per l'umanità, un mondo nuovo. Ed ecco perché Maria canta nel Magnificat questa, diciamo, quasi rivoluzione, ma è una rivoluzione non violenta, non con armi, no, è una rivoluzione di amore. Perché? I ricchi saranno mandati a mani vuote. I potenti saranno rovesciati dai troni. Il linguaggio è duro, no? Ma no, ma non c'è niente di, appunto, di rivoluzionario, di violento. C'è invece una certezza, una speranza, che davvero il Vangelo di Gesù può cambiare, se accolto, se messo in pratica, può operare questi prodigi. Che il potere diventi servizio, che la ricchezza diventi solidarietà e quindi equa distribuzione con tutti, soprattutto con i poveri. E allora ecco perché poi gli umili verranno esaltati. Ecco davvero, e lo vediamo proprio perché la Beata Vergine Maria di Lourdes. Probabilmente molti di noi sono stati a Lourdes, no? E hanno visto che cosa è lì, quella esperienza di apparizione, l'invito alla penitenza, la preghiera, la conversione, e poi quell'acqua che si vede continuamente scorrere, nel quale un tempo ci si bagnava pure, adesso pare che con le avvertenze sul Covid non c'è più, ma sì, io stesso ricordo da giovane prete, sono sceso giù in questa vasca e poi sono risalito. È un'acqua anche abbastanza fredda, diciamo. Però era tutto un segnale, no, di una rinascita. Ebbene, perché la Beata Vergine Maria di Lourdes con gli ammalati, con la malattia, che ha a che fare? Ma certo che perché è stata scelta la Vergine Maria di Lourdes come, direi, una protezione straordinaria
per il mondo dell'ammalato, degli ammalati. E perché appunto intorno a questo momento di limite umano che siamo anche chiamati ad attraversare, vorremmo non attraversarlo, ma siamo chiamati ad attraversarlo perché la vita umana è fatta così. E anche nel conto della vita umana, momenti di debolezza del corpo, che purtroppo si accompagnano a momenti di debolezza dello spirito, dello scoraggiamento, della solitudine, del sentirsi soli. Ecco la missione negli ospedali, nelle cliniche, nelle case per anziani, ma anche nelle case delle famiglie da dove c'è l'anziano o l'ammalato. E credere fortemente che il Signore davvero ha operato grandi cose. Lui ha operato grandi cose. In queste domeniche ci sta raccontando il Vangelo di Marco che il primo incontro di Gesù è stato con gli ammalati. E li ha guariti. Li ha guariti. Voleva far comprendere appunto che la malattia non è maledizione. La malattia non è la strada della disperazione. Può essere, come dono di Dio, un momento in cui tu scopri la meraviglia che Dio ha compiuto in te con la sua grazia. Ti dà forza, ti dà coraggio, ti dà quella fiducia che aiuta molto poi a reggere anche il confronto fisico con il male fisico. E allora ieri abbiamo celebrato un bellissimo convegno qui ieri pomeriggio, molti di voi erano presenti anche, e Don Andrea ha organizzato questo convegno sul messaggio che Papa Francesco ha inviato per questa 32esima giornata mondiale del malato. Che cosa è stato colpito così Papa Francesco nel suo messaggio? Dalla solitudine che la malattia può creare. E allora si è richiamato al versetto della Sacra Scrittura, quando il Creatore creò l'uomo e la donna. Non voglio che l'uomo sia solo. Voglio un'umanità ricolma di fraternità. E infatti mette l'uomo e la donna, il maschio e la femmina, l'uno di fronte all'altro. Perché, diceva ieri anche Don Francesco Morgese, si guardassero, no? Questa umanità si guardasse nel volto, perché siamo tutti gli uni, non alle spalle degli altri, gli uni verso gli altri. E poi questo invito appunto agli operatori sanitari di stare vicini per creare relazioni. Dice, curare gli ammalati, curando le relazioni. Ricordavo ieri nel convegno un invito ai medici, agli infermieri. Quando viene un ammalato davanti a te, non digli subito come stai, guardalo negli occhi e digli o dille per primo, tu chi sei? Qual è la tua storia? Come mai? Ecco, cosa ti è accaduto nella vita? Poi, come stai e le cure che vengono dopo, no? Lo sottolineo ancora. E citavo anche un altro bellissimo testo della Sacra Scrittura, quando forse quel saggio, quel sapiente si accorge che c'è molta solitudine, no? C'è molta indifferenza, gli uni verso gli altri. E così non si crea nessuna umanità nuova. E dice questo libro del Coelet, non ripete la frase del Creatore, non voglio che l'uomo sia solo. Va quasi un'invettiva e dice, guai a chi è solo. Nel senso che guai a chi si trova nella solitudine, o chi vuole anche la solitudine, chi vuole l'individualismo. Dice, guai a chi è solo.
perché se uno cade non c'è chi lo rialzi e se uno ha freddo non c'è chi lo riscaldi. E allora, vede queste cose che ci danno forza, vita, fiducia, consolazione, conforto. E allora, buon cammino in questo senso di cura e di relazione. A voi tutti, grande famiglia del Miolli. Insieme all'orgoglio, come tante volte si incontra, il guarito che dice ma io sono stato guarito, sono stato curato, ospedale del Miolli. E dicono, anche chi non è magari guarito completamente, dice non mi interessa. O anche testimonianze purtroppo di decessi, i familiari hanno detto, non lo so, siamo tristi, però siamo stati curati con umanità. È vero, come sempre, ci sono episodi che sono tutto il contrario, però emerge soprattutto questa lode che chi lavora e chi è curato dà di questa grande famiglia. Come anche, parlavo delle infermiere e infermieri emeriti, no? Dice, ma io ho collaborato 40 anni, 42 anni, nell'ospedale, e vedi anche un sorriso sulle loro labbra. Camminate così. Made in Miolli. Mi raccomando. Lo disse Don Donino Bello a proposito dei seminaristi del seminario regionale di Molfetta nel 90. Disse, ragazzi, disse ai seminaristi teologi, mi raccomando, questo seminario è importante, ne ha fatti fiorire di vocazione di preti. Quindi mi raccomando, siate oggi seminaristi, ma domani preti, made in Molfetta. Io ho copiato, non nego di aver copiato, e ho detto qui, mi raccomando, made in Miolli. E questo è il mio augurio, il mio saluto e il mio grazie, perché ci siamo comunque voluti bene, gli uni gli altri. Auguri, e auguri ai nostri ammalati. Signore Gesù, Redentore del mondo, che hai preso su di te i nostri dolori e hai portato nella tua passione le nostre sofferenze, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per queste nostre sorelle e fratelli ammalati e per tutti gli ammalati di questo ospedale. Dona loro fiducia e ravviva la loro speranza perché siano sollevati nel corpo e nello spirito. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Questi nostri fratelli stanno per ricevere il conforto dei sacramenti della fede, in unione fraterna e con tutta la Santa Chiesa, preghiamo il Signore dicendo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché Dio Padre veda in loro il volto sofferente del suo Figlio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché nel suo amore li aiuti e li salvi. Ascoltaci, Signore. Perché doni loro forza e pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ed ora ad ogni invocazione sull'olio già benedetto, voi rispondete alla fine dell'invocazione, gloria a te Signore. Benedetto sei tu, o Dio Padre Onnipotente, che per noi e per la nostra salvezza hai mandato nel mondo il tuo Figlio. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio Figlio Unigenito, che ti sei fatto uomo per guarire le nostre infermità. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, o Dio Spirito Santo, Consolatore, che con la tua forza inesauribile sostieni la nostra debolezza. Gloria a te, Signore. Signore, questi nostri fratelli e sorelle che ricevono nella fede l'unzione di questo santo olio, trovino sollievo nei loro dolori, conforto nelle loro sofferenze. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
chi desidera l'unzione degli ammalati si avvicini a me. Le mani? No, no, vabbè, per quello che può. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Dite insieme Amen. E liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo, liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e liberandoti dai peccati ti salvi e la sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti, Signore, con la grazia dello Spirito Santo e liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti, Signore, con la grazia dello Spirito Santo e liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo, liberandoti dai peccati ti salvi, e nella sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo, liberandoti dai peccati ti salvi, la sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e liberando dai peccati ti salvi, la sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti, Signore, con la grazia dello Spirito Santo e liberando dai peccati ti salvi, nella sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti, Signore, con la grazia dello Spirito Santo, liberando dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e liberando dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo, liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen.
questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti, Signore, con la grazia dello Spirito Santo e liberando i peccati ti salvi, la sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione e la sua pissima misericordia. Ti aiuti, Signore, con la grazia dello Spirito Santo, liberando i peccati ti salvi, la sua bontà ti sollevi. Amen. Per questa santa unzione, la misericordia, con la grazia dello Spirito Santo, e liberando i peccati, ti perdoni e ti salvi. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo e per intercessione di Maria, madre del tuo figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli nella preghiera, in attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché sei resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
e sangue di Cristo. Il corpo e sangue di Cristo. Thank you.
so se hai pensato alla fine a un canto alla Madonna, alla fine. Però adesso, nel momento della comunione, e il sole sta tramontando, perché non cantiamo il canto? Resta qui con noi. Il sole scende già. Se tu sei con noi... Partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Prima di recitare la preghiera per la giornata del malato di quest'anno, vorrei spendere due parole, due soltanto. Ancora? No, due, dai, non è... Siccome... Siamo due soltanto, dai. Sì, a nome di tutti quanti noi, va bene, di tutti, il coro, missi straordinari, volontari, medici, infermieri, suore, ospedaliere, suore teresiane, poi a nome di tutto il personale amministrativo e non amministrativo del nostro ospedale, della nostra famiglia, tutti, a nome di tutti i pazienti, diaconi qui presenti, Padre Angelo, poi a nome anche di tutti coloro che seguiranno trasmissione di questa celebrazione eucaristica tramite la TV Telemic, soprattutto a nome di delle persone sole, degli ammalati, dei sofferenti, delle nostre famiglie. Vogliamo esprimere a Sua Eccellenza Don Giovanni il nostro ringraziamento. Noi siamo riconoscenti, come abbiamo detto prima, per questi 10 anni della sua presenza in mezzo a noi. Siamo riconoscenti per la sua giovialità, la sua spontaneità, la sua capacità di relazionarsi con le persone, di aprire i ponti con tutti, con i piccoli e con i grandi. Il suo modo di stare in mezzo a noi in questi 10 anni ci ha fatto capire quanto importante appunto essere così per tutti. La chiusura fa sempre male, invece il sorriso, una parola, un'apertura, una relazione spontanea, cordiale, serena è sempre un bene per tutti. Grazie Eccellenza per tutto ciò che ci hai lasciato in questi anni, va bene? Io a nome mio pure potrei dire tante cose, dico soltanto una cosa, perché ne sono tante.
e grazie per la fiducia che mi hai dato, per tanti incarichi che mi hai affidato, per tante cose che mi hai, diciamo, mi hai saputo appunto ascoltare, mi hai sostenuto sempre quando ne avevo bisogno. Grazie perché hai fatto tutto questo per noi, per la nostra famiglia Moli, per la nostra diocesi, per tutta la nostra diocesi. Grazie e un augurio che ti facciamo tutti quanti, perché il tuo ministero ovviamente non finirà qui, va bene, perché anche da emerito continuerai, diciamo, il tuo impegno, prima di tutto nella Pax Christi, ma poi anche nelle altre attività lì nella tua diocesi di origine che Bisceglie, o nelle altre cose, poi non sappiamo quali. Ovviamente ci incontreremo non qui, cioè non nelle corsie, ufficialmente, ma anche nei reparti, nelle corsie, meglio no. No. Va bene, meglio no. Va bene. Comunque, dico, come il Signore ci dona i giorni, li accettiamo. Speriamo che siano tutti belli, insomma, anche attraverso la malattia, tutti belli. Bene. Grazie ancora. Auguri di ogni bene. E adesso insieme recitiamo la preghiera per la giornata del malato di quest'anno. Prendiamo le immaginette e preghiamo insieme. Padre, ricco di misericordia, guarda le nostre ferite, risana i cuori afflitti e guida i nostri passi. Fa che nella sofferenza non ci sentiamo soli, che qualcuno prenda le nostre mani e ci doni quella pace che attraverso il suo Cristo viene da te. Facci respirare già questa sera per il dono del suo Spirito Santo, guardare al cielo che un giorno potremo con te. Amen. Beata Vergine Maria di Lourdes, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace. Vediamo.